Presso il supermercato Basco di San Secondo di Pinerolo è stato installato e inaugurato un ecocompattatore che raccoglierà la plastica alimentare. Grazie a una collaborazione con Coripet, consorzio fondato dai produttori di acqua e bibite per sopperire alla necessità di PET riciclato sempre più richiesto a livello europeo, coloro che porteranno le bottiglie accumuleranno punti sulla propria carta Basco. Si tratta di una pratica di riciclo che, è stato visto, funziona meglio della classica raccolta differenziata. L'idea di installare ecocompattatori per la raccolta selettiva è quella appunto di andare nei luoghi dove c'è maggiore vendita di bottiglie alimentari. La grande distribuzione è uno dei settori più sviluppati in questo momento. Perciò, come abituare le persone a riciclare, prima di tutto, nella previsione che, come le leggi europee, come succede negli altri stati, domani con l'ingresso della cauzione la gente ha già questo tipo di abitudine. La cauzione è quella che c'era una volta sul vetro: paghi qualcosa in più e poi restituendo ti viene restituito un buono sconto oppure dei soldi. Tutte le iniziative che portano a una maggior riduzione dei rifiuti non può che essere importante per il paese. Il cittadino scaricherà un'app, porterà le bottiglie di plastica e attraverso questa macchina verranno introdotte e sulla loro tessera gli verrà assegnato un punteggio che dopo che li porterà ad avere poi un ulteriore sconto sulla spesa futura. Quindi anche un incentivo, no? Basco è la catena retail del gruppo Songigros, è presente in 4 regioni del nord-ovest, in particolare in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, con 56 punti vendita. Questo è il primo sul nostro territorio e hanno installato un altro in Liguria e questo è il secondo. L'iniziativa nasce da quello che è un po' il nostro DNA, cioè essere sempre vicini al territorio e quindi cercare in tutti i modi di valorizzare qualsiasi risorsa sia possibile, disponibile sul territorio. In questo caso parliamo anche di un bilancio di sostenibilità e quindi parliamo della volontà di essere sostenibile sotto tutti gli aspetti e quindi abbiamo deciso di collaborare con il consorzio Coripet installando 2 macchine, una in Liguria, Val Benga, e una qui a San Secondo, proprio per agevolare quello che è lo smaltimento della plastica e dall'altra parte quindi favorire i nostri clienti per dare un punto di appoggio per questo tipo di attività. Le bottiglie riciclate non hanno, diciamo, un termine, perciò si può la plastica alimentare riciclare all'infinito e questo porta il vantaggio sia all'ambiente che meno plastica in giro. Sappiamo benissimo il problema della plastica perché se ne consuma sempre di più e non possiamo immaginare di continuare come si faceva fino a ieri. Ma il cittadino deve entrare un po' nell'ottica di idee che bisogna assolutamente riciclare. E bisogna iscriversi al progetto Coripet tramite l'app, dopodiché si può abbinare le tessere dei vari punti vendita. Le bottiglie devono essere intere, non devono essere schiacciate e bisogna far leggere il codice a barra, perciò devono avere l'etichetta, perché questo serve anche per creare una, diciamo, una statistica per le varie case produttrici di acqua.